una grandissima opportunità. In generale penso che appunto per gli artisti sia un'opportunità unica poter affacciarsi a un pubblico internazionale. Sono contentissimo di poterlo fare appunto anche con San Marino. È stata veramente un'esperienza incredibile, persone accoglienti, c'è un clima pazzesco, quindi sono onorato che mi sia data questa possibilità. Grazie Cristina, grazie di essere con noi. Un altro grande successo, ormai sei considerato un po' un rivoluzionario. A Torino dobbiamo aspettarci qualche chicca in più, qualcosa in più, ci sono delle sorprese ancora? Beh, sicuramente io lavoro tanto dietro ai progetti con tutta la mia squadra, lavoriamo da anni a proiettare, diciamo, l'immaginario di quello che è la canzone sul palcoscenico. Penso che l'Eurovision possa darci la possibilità di fare molto sul palco e metteremo i 10 anni di esperienza che abbiamo per questa occasione. Un'ultima cosa, sei sempre comunque un gran provocatore anche nelle tue performance e in questi giorni l'ennesima provocazione che forse ti arriverà è il fatto che magari questa partecipazione a Una voce per San Marino possa essere stata un po' vista ed è polemica in questi giorni come una furbata per arrivare all'Eurovision. Come rispondi ad una polemica del genere? Vabbè, in generale io credo che sia. Cioè, io non ho mai sentito per esempio la competizione, neanche partecipando al Festival di Sanremo, tutti i partecipanti sono miei amici e quindi sono contento di poter condividere quel palco anche con per esempio Mahmoud e Blanco, l'Italia, con altri artisti, cioè per me è un'esperienza che sicuramente crescerà a me e sono sicuro di poter fare comunque delle belle cose, di poter rendere tanto anche per chi mi ha dato questa possibilità. Una domanda anche io per te, Cecilia. Allora, questa è una bandiera, come ti senti a rappresentare la Repubblica di San Marino, uno stato nello stato di cultura italiana, ma in qualche maniera diverso, lo testimonia anche la bandiera ed è il motivo per cui andiamo anche all'Eurovision diversamente da di tanto. Guarda, mi aggancio un po' alla risposta di prima. Cioè, io non ero mai stato, devo dire, a San Marino e ho trovato delle persone veramente accoglienti, felici che fossimo qui. Il teatro diciamo che ha risposto in una maniera inaspettata, no? Solitamente comunque, sai, non è sempre detto che uno partecipi a una appunto, competizione così e si abbia questa risposta. Quindi sono molto contento, anche perché il pezzo penso che sia un brano dirompente e che comunque penso che sia un'ottima occasione per entrambi. Io appunto sono super grato di questa possibilità. Sarà un vantaggio tra virgolette rispetto Posso utilizzare questo? Sì, grazie. Funziona? Sì. Beh, sono contento di questo. Cioè, adesso devo bene capire tutto il meccanismo, ma io mi occupo più che altro della creazione di appunto un concept riguardo alla performance. Penserò a quello, poi gli italiani che mi hanno sostenuto, diciamo, fino ad oggi. Spero che continuino a sostenermi, immagino che continuino a sostenermi, ma poi alla fine il risultato non è poi quello che conta. Abbiamo fatto delle operazioni, secondo me, questi anni che al di là del risultato poi di una competizione sono state tra le operazioni più influenti della discografia, no, degli ultimi anni. Questo perché sicuramente cerchiamo di portare qualcosa di diverso, okay? Che piaccia o no. Non mi piace neanche chiamarle provocazioni, cioè io cerco solamente di proiettare poi quello che è appunto l'anima della canzone. Ho una squadra di professionisti, devo ringraziare tantissimo il mio manager qua, Angelo Calculli, che veramente abbiamo fatto tanta strada da Rolls Royce ad oggi e niente, quindi in questa grande occasione cercheremo veramente di dare il massimo. Io ho passato gli ultimi 5 mesi su un'isola da solo, quindi avevo, diciamo, abbastanza brani da scegliere, però è stato scelto pensando di portare qualcosa di diverso. Ciao, sono Simone Zani di Music Fan. Io credo che questo sia comunque, come dire, un passaggio del percorso, nel senso che The Sound of Music, comunque l'accordo con un band, come
un'etichetta discografica, è un brand per quanto riguarda proprio la bellezza e un tentativo di andare oltre quindi con la musica. Io credo che questo sia semplicemente un passaggio, quasi predestinato. Guarda, io lo spero, ti ringrazio, ci conosciamo da tanto, hai visto tutto il percorso che abbiamo fatto e io spero che sia così, sicuramente è una grandissima opportunità. Tu sai quanto io abbia sempre ambito comunque a cercare almeno di presentare la mia musica all'estero, quanto le operazioni che abbiamo fatto questi anni a livello scenico e comunque anche a livello musicale siano forse potrebbero essere valorizzate davanti anche a un pubblico più ampio, quindi sono contento, guarda, veramente, come dici tu, è una parte del percorso. Facciamo tantissime cose tutti i giorni e questa è una di quelle cose incredibili che succedono a un certo punto, senza un vero motivo, credibilmente. Cristina Giuntini, Oga Italy. Scusami. Salve a tutti, sono Cristina Giuntini di Oga Italy, complimenti. Grazie. Una domanda abbastanza tipica per l'Eurovision. Molti cantanti, dopo aver vinto la finale nazionale, traducono la loro canzone in inglese per, diciamo, arrivare di più all'Europa. Tu prenderesti in considerazione questa ipotesi o la vuoi tenere in italiano? Beh, allora, la canzone c'è da dire che ha un ritornello in inglese, questa, e che comunque tante rime sono comprensibili. Se uno analizza il brano, molte rime sono comprensibili, stripper, diciamo, cioè il titolo stesso è... Quindi non lo so, magari cambieremo qualche parolina, però in generale il succo secondo me è facilmente comprensibile nel mondo. Luca Salvatori, sì. San Marino Rete TV, scusate. Achille, a chi dediti questa vittoria, al segretario Bedinamati, che invece quanto è importante per San Marino, cioè questo risultato, e alla carissima amica Selita, siamo stati insieme a Rotterdam, non ho ricordo di quell'esperienza, chiedo diciamo, che segreto, o comunque con la tua esperienza che hai avuto all'Eurovision Song Contest, che consiglio ti senti di dare ad Achille per ottenere un buon risultato? Prima però, Achille, Laura, voglio sapere a chi dedica questa vittoria. Allora, prima di tutto a tutte le persone che sono sedute qui, che mi hanno accompagnato in questo percorso, all'avvocato Vittorio Costa e a tutte le persone che lavorano con noi tutti i giorni, i nostri partner, che ci permettono di rischiare. Noi comunque questi anni abbiamo fatto delle mosse completamente cioè fuori dalle logiche di mercato. Nessuno avrebbe, quando abbiamo fatto Rolls Royce ci dicevano non andate con Rolls Royce, poi quando abbiamo fatto Rolls Royce è stato un successo dicevano non andate il secondo anno perché può essere pericoloso. Abbiamo fatto sempre mosse, diciamo, rischiando. Perché? Perché noi amiamo quello che facciamo e siamo anche pronti a concepire il fallimento e ad andare avanti. Di conseguenza la dedico ovviamente a tutti i miei partner, alle persone che sono sedute qui, allo Stato di San Marino che ci ha accolto in questo modo. Segretario? Ti frego il microfono. Sì, in quello di casa, giustamente. Ma io devo dire cosa porta questo alla Repubblica di San Marino. Guardate come siamo seduti, ieri, oggi, domani. Siamo di fatto la stessa cosa. Domani vuol dire che continueremo. Questa è una grande sfida che noi abbiamo messo in campo da quest'anno. Abbiamo portato a San Marino qualcosa come 550 artisti che fino al mese prima vivevano di fronte a un teleschermo. Li abbiamo riportati sul palco, ci abbiamo creduto, abbiamo fatto una selezione, si è presentato Achille Lauro come tanti altri. San Marino ha già vinto, tra virgolette, ma andremo avanti, non è finita qui. Quindi quello che abbiamo portato in questa piccola repubblica, che parla l'italiano, che è in Italia, ma non è Italia, diciamo così, è prima di tutto accoglienza, libertà, ma un senso anche, diciamo così, di riconoscenza allo Stato, alla penisola italiana, attraverso, come avete ben capito, una selezione fatta di cantanti italiani, ma non solo italiani. Andremo avanti, non ci fermeremo qui, l'anno prossimo saremo ancora più grandi. Ma nel frattempo Achille Lauro rappresenterà la Repubblica di San Marino. Secondo me Achille Lauro non ha bisogno di nessun tipo di consiglio. Eurovision è il suo elemento, assolutamente. Ha la grinta, anche la faccia tosta di proporsi per San Marino e tra l'altro, come dicono a Napoli, la cazzima. Quindi non posso assolutamente dare nessun tipo di suggerimento se non quello di essere se stesso, di divertirsi e di continuare a stupire. Grazie, tutti i consigli sono sempre.
sempre ben accetti, se ne facciamo sempre tesoro. Vi ringrazio. Grazie a te. Achille, scusa, hai parlato di rischio, ti piace rischiare, ti metti in gioco. All'Eurovision magari sarà un'altra occasione. Facendo un passo indietro, hai rischiato anche a Sanremo la prima serata con la simulazione del battesimo, è stato tanto criticato, ma anche tanto ben visto come un appunto. Un voler aprire, ecco, rispondiamo anche a quella. Allora, prima di tutto, dietro le performance c'è sempre un concetto nobile, e ci sono sempre varie chiavi di lettura. Si parte sempre da un concetto, non si parte mai da metti un vestito e basta. Quello, diciamo, che era un omaggio alle prime volte, alle prime esperienze. Oltretutto, c'è da dire che grandissimi artisti come Madonna, David Bowie avevano già reinterpretato l'iconografia religiosa negli anni, cioè non è neanche. In Italia ci scandalizziamo sempre, ma non c'è mai nulla di offensivo. Se si cercasse di fare un passetto in più per leggere il sottotesto di quello che facciamo, si finirebbe sicuramente in qualcosa di più grande della provocazione fino a se stessa. Come lo era Me ne frego, Saremo i Me ne frego era un omaggio alla libertà. Questo era un omaggio un po' alle prime esperienze, senza voler offendere assolutamente nessuno. Grazie. Sì. Abbiamo parlato di Italia, di Eurovision, come ti sentirai a parlare italiano da Sanremo e anche lo di San Marino l'Eurovision? Ma in generale, come appunto anche qui mi riaggancio alla domanda di prima, per me la competizione, sai, non è una cosa che soffro, non è una cosa che mi interessa. Cioè, per me tutti i percorsi sono paralleli. Alla fine vengo da una grande gavetta di musica in cui mi sono sempre accorto che ognuno ha la propria strada e non bisogna guardarsi intorno. Cioè, ognuno ha la propria strada e le strade sono parallele. C'è spazio per tutti, signori, siamo 8 miliardi di persone. Ultima domanda, Achille, qualcuno sicuramente ti accuserà di tradimento, quale sarà la tua prima risposta? Secondo me questa è una grande opportunità, comunque sto rappresentando San Marino, sono cresciuto in Italia, ho dato tanto all'Italia, è una grande opportunità per tutti, secondo me, è sempre bello, secondo me, portare qualcosa di nostro, hai capito? Nostro all'estero, qua si parla di portare fuori la musica. No, grazie mille. La faccio io. L'adrenalina da 1 a 10. Per l'Eurovision o per questa sera? Per l'Eurovision. Allora, io sono uno che più che adrenalina si prepara bene e cerca sempre di fare il massimo. Allora non va bene. Quindi l'adrenalina, vabbè, comunque è una costante ricerca nella vita, ok? Quindi qua quindi torno che è di tutti i giorni. Per quell'evento faremo grandi cose. Grazie mille. Grazie a tutti.